Grazie a tutti voi. Iniziamo questa conferenza stampa su un tema estremamente delicato e complicato, complicato dal punto di vista giuridico, tant'è che è stata posta una seconda questione di costituzionalità, ma è anche delicata dal punto di vista sociale perché coinvolge una quantità significativa di liberi professionisti iscritti ad una propria cassa di previdenza, ma che per una serie di questioni e di motivi sono assoggettati o l'INPS ritenga siano da assoggettare ad una contribuzione previdenziale a cassa diversa, la GIAS, nonostante appunto l'iscrizione alla loro cassa previdenziale, e che ha dato origine ad una serie di questioni significative anche a causa di quella che è nota come Operazione Poseidone, che grandi problemi individuali e collettivi sta creando ad una serie di categorie di professionisti come ingegneri, architetti, qui rappresentati dall'Inaredis, ma anche agli avvocati e ad altre categorie che in genere hanno una loro cassa previdenziale, svolgono una serie di attività, non tutte assoggettate a contribuzione dalla propria cassa, e per le quali l'INPS chiede appunto l'assoggettamento ad una diversa tassazione che è quella della gestione separata della stessa INPS, con grosse difficoltà, come è facile intuire, per il ricongiungimento delle varie voci contributive e l'effettiva tutela previdenziale in sede di prestazione, di definizione della prestazione previdenziale. Ora, consapevoli di questa questione, con l'onorevole Serracchiani abbiamo da tempo presentato una proposta di legge, la PDL 1823, ormai la identifichiamo facilmente con questo nome, con cui proponiamo una interpretazione, o riproponiamo una interpretazione autentica della legge 335 del 95, volta a chiarire che chi è assoggettato ad una propria cassa previdenziale, i problemi previdenziali se li risolve con la propria cassa, senza un intervento da parte dell'INPS. Perché è necessaria questa proposta di legge 1823 che noi abbiamo presentato? Perché di fronte all'operazione messa in campo dall'INPS, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento molto incerto per quanto riguarda la giurisprudenza di merito e un po' più consolidato per quanto riguarda la giurisprudenza della Cassazione. E poiché la giurisprudenza della Cassazione tende, come dire, a diventare diritto vivente, ed è proprio su questo diritto vivente che il Tribunale di Rieti, come si dirà fra poco, ha sollevato la questione di costituzionalità. Allora, l'unica possibilità che abbiamo è, per ottenere un diverso approccio giurisprudenziale sul tema, è appunto una norma di interpretazione autentica. Per la verità sarebbe già la seconda norma di interpretazione autentica su questo punto, perché già nel 2011 si era intervenuto per cercare di mettere freno a questa tendenza onnivora dell'INPS rispetto alla contribuzione previdenziale delle attività erogate dai liberi professionisti. Ora, questo potrebbe sembrare un problema meramente di calcolo della contribuzione previdenziale. Noi riteniamo che sia invece un problema più radicale che riguarda il ruolo, l'autonomia, il senso stesso della previdenza privata nel nostro ordinamento. Se esistono le casse di previdenza private, è opportuno, anzi direi quasi doveroso, anche in una prospettiva di coerenza costituzionale, affidare alle casse di previdenza private, nella loro piena autonomia, la definizione dei rapporti con i loro iscritti per quanto riguarda la contribuzione e le attività assoggettate a contribuzione. Questo è lo spirito della proposta di legge 1823, che è in commissione lavoro ormai da tempo, e sulla quale PDL 1823 c'è il consenso unanime di tutti i partiti, ma siamo ovviamente in una fase di stallo in questo momento, in virtù appunto della negoziazione con il Ministero del Lavoro e l'INPS per la definizione degli aspetti finanziari, del costo di una proposta di questo genere, sui quali aspetti finanziari non mi soffermo. Il punto che vorrei richiamare è che la nostra proposta di legge, nonostante l'apparente unanimità della Corte di Cassazione su questo punto, in verità la Corte di Cassazione usa argomenti diciamo, di diverso livello, nel senso che trova anche degli escamotage utili per evitare gli effetti negativi dell'operazione Poseidone, valorizzando molto per esempio la prescrizione, ma su questo parlerà l'avvocato Mestichelli,
In realtà siamo già di fronte a due ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale. E io vorrei segnalarlo questo fatto, c'è un Tribunale di Catania e il Tribunale di Rieti, sia pure per motivi differenti, hanno ritenuto di sollevare la questione di fronte alla Corte Costituzionale. Quindi un problema c'è. È inutile voltarsi dall'altra parte, è inutile far finta che questo problema non esista, è inutile far finta che tutto va bene. Non è così. C'è un problema individuale che riguarda la sottoposizione e l'attività, diciamo, impositiva dell'INPS su questa operazione Poseidone, che ancora trascina nel tempo i propri effetti pesantissimi per la vita delle persone e dei professionisti interessati, ma c'è un problema politico, di politica del diritto molto più ampio, che è appunto il ruolo, il senso e la funzione delle casse di previdenza private oggi. Personalmente riteniamo che la Carta Costituzionale vincoli al riconoscimento dell'autonomia delle casse. Questo è il principio che ha ispirato la proposta di legge 1823, che potete trovare facilmente nelle vostre cartelline o nel sito della Camera. Su questa proposta di legge io non mi soffermo perché credo sia sufficiente quello che ho detto. Peraltro è una proposta di legge di un solo articolo di interpretazione autentica, in cui diciamo che non possono essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività stessa, ovviamente dell'attività professionale di queste persone. Quindi la norma è di interpretazione autentica, di una semplicità cristallina. Passerei invece la parola all'avvocato Chiara Mestichelli del Foro di Rieti, che ha patrocinato insieme al suo collega di studio avvocato Santoboni la controversia che ha portato all'ordinanza di costituzionalità, di rimessione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Rieti del 25 gennaio, se ricordo bene, depositata però negli ultimi giorni di febbraio. Buongiorno a tutti, i nostri ringraziamenti per aver organizzato questo incontro che ancora una volta ci consente di riportare l'attenzione diciamo mediatica, ma politica e anche sociale, su una questione annosa che torna nuovamente a far parlare di sé, sia perché la base non si arrende, quando parlo di base mi riferisco appunto a tutti i liberi professionisti che continuano a lottare per poter mantenere fede alle scelte fatte, alle scelte difensive fatte, e sia perché appunto dobbiamo ringraziare lo sforzo convinto di parlamentari illuminati che continuano a portare avanti il progetto di legge in cui credono, in nome di una recuperata giustizia sostanziale. E al fine di dare nuova linfa alla soluzione della vicenda che vede INPS, purtroppo ha ripreso dopo la pausa Covid le aggressioni economiche nei confronti dei liberi professionisti. Abbiamo assistito proprio nel mese di dicembre 2021 all'emissione di numerosissime cartelle di pagamento, avvisi di addebito, con i quali ha colpito tutti i liberi professionisti iscritti ad albi con riferimento all'annualità dell'anno 2014. Quindi, a fronte di questa ripresa dell'attività di riscossione di INPS, è stato necessario e inevitabile a questo punto una reazione istituzionale forte che si affianca al progetto di legge, che ha cercato di scardinare questa sorta di castello giuridico su cui INPS sta fondando la propria azione di recupero. E quindi per scardinare la riscossione coattiva chiaramente abbiamo pensato di poter rivolgersi al giudice delle leggi. Questo perché diciamo che il fondamento giuridico che oggi INPS invoca a sostegno del proprio agire fonda non sull'impianto giuridico normativo esistente e vigente, e a nostro avviso chiarissimo e già di per sé evidente, ma sulla rilettura interpretativa che la Cassazione ha inaugurato dal dicembre 2017 in relazione alle norme che già esistono e che a nostro avviso sono chiarissime. Sulla base quindi di questa rilettura interpretativa del sistema giuridico esistente, eccola l'onorevole Serracchiani,
creato quindi una sorta di nuova legge, quindi è come se la Cassazione innovasse da un punto di vista legislativo, arrogandosi quindi una funzione che non è certamente della magistratura, e ha quindi riletto l'ordinamento, giustificando, normatando quindi ad IMSS la giustificazione normativa del suo procedere. Quindi oggi noi possiamo, IMSS, sulla base di quello che la Cassazione ha costruito, diciamo, attraverso questa nuova struttura giuridica, IMSS ritiene di poter iscrivere d'ufficio i liberi professionisti iscritti ad albo, di poterli iscrivere quindi d'ufficio alla gestione separata, sulla base di norme che in realtà, se ne facesse facendo una lettura letterale, dicono esattamente il contrario, e quindi dicono che invece i liberi professionisti non devono andare a gestione separata, ma devono essere gestiti la loro previdenza dalle casse professionali. Quindi noi riteniamo quindi che la Cassazione, l'impostazione della Cassazione non trovi fondamento sull'attuale situazione giuridico-normativa. Tale aspetto chiaramente per essere censurato, trattandosi di una sorta di vera e propria normazione, si parla di diritto vivente, come prima anticipato dall'onorevole Viscomi, laddove la Cassazione, attraverso questa modalità, questo modus operandi di rilettura interpretativa, fa dire alla norma quello che in realtà il dettato normativo non dice. Quindi siamo di fronte ad un vero e proprio diritto vivente, che come tale, e assurgendo a vera e propria fonte normativa, deve essere necessariamente sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale. E quindi abbiamo proposto, pensato appunto che la proposizione di una questione di legittimità costituzionale fosse la via inevitabile ma necessaria per poter valutare se questo modo di operare della Cassazione risponda ai parametri di costituzionalità. E, con istanza formulata in un giudizio relativo proprio ad un architetto libero professionista iscritto ad albo che aveva visto ricevere da IMSS la richiesta di pagamento di contributi relativi alla gestione separata, abbiamo quindi promosso, sollevato questione di legittimità costituzionale sotto alcuni profili che il giudice di Rieti ha sposato e che ha anche valorizzato, devo dire, anche in maniera molto, molto utile, molto importante e molto illuminata, tanto che oggi ci offre uno spunto molto importante anche rispetto alla sostenibilità, importanza, essenzialità della proposta di legge di cui abbiamo parlato poc'anzi. Le questioni, sinteticamente, senza addentrarmi troppo nelle questioni giuridiche che sono state rilevate dal giudice, riguardano la violazione. Lui ravvisa che nel momento in cui si ritenga che i liberi professionisti iscritti ad albi debbano iscriversi alla gestione separata, si sta violando il precetto costituzionale dell'articolo 3, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. Sotto il profilo della ragionevolezza, perché il giudice correttamente ritiene che tutto l'impianto sistematico che disciplina la previdenza dei liberi professionisti volge, li invia, li spedisce nella direzione delle casse private. Quindi stabilire un fatto contrario a questa impostazione generale non risponde a nessun canone di ragionevolezza, cioè non esistono ragioni giuridiche giustificative, sia a livello costituzionale che a livello legislativo. Per cui soltanto il legislatore potrebbe effettuare questa diversa opzione previdenziale e viola il canone di proporzionalità sotto diversi aspetti, sotto il profilo per esempio dell'estensione temporale, perché questa opzione verrebbe ad essere applicata retroattivamente e quindi non andrebbe a pregiudicarli rispetto ad altre situazioni professionali disciplinate nel medesimo modo, perché comporta la sottoposizione ad una maggiore aliquota contributiva, perché per effetto di questa interpretazione, di questa rilettura interpretativa, i liberi professionisti iscritti ad albi vengono a sostenere un carico previdenziale più pesante rispetto ai gemelli che non hanno, una posizione, che hanno una posizione analoga. E poi perché rappresenta, viene a imporre un prelievo coatto, quale è la contribuzione che comunque la cassa privata chiede anche a questi liberi professionisti, che non ha nessuna rilevanza previdenziale. L'altro aspetto
È molto interessante, sollevato dal giudice di Rieti rispetto alla violazione della Corte Costituzionale, della legge costituzionale, è sul principio di sussidiarietà orizzontale. Cioè, il giudice di Rieti sostiene che con l'articolo 118,4 lo Stato ha dato copertura costituzionale al principio di sussidiarietà orizzontale, cioè alla valorizzazione delle attività svolte dai singoli, dai privati in forma associativa nello svolgimento di funzioni di interesse generale. Per cui se tu lo hai protetto, lo hai promosso e hai favorito, e questo è avvenuto per esempio con la privatizzazione degli enti previdenziali, poi nel momento in cui tu intervieni a gamba tesa su quella competenza stai entrando in contrasto con questo principio. Quindi tu tuteli quel principio, privatizzi le casse perché deleghi loro la funzione previdenziale e poi con una norma, con una un orientamento giurisprudenziale vai a castrare, a privare, a frustrare quella finalità che tu ti sei posto, perché vai a interferisci sulle scelte ordinistiche interne di un ente di diritto privato. E l'altro elemento invece molto importante, e questo è, diciamo, oggi è di particolare rilevanza, è che tutto ciò la Cassazione lo sta facendo senza che abbia una copertura normativa. Cioè non esiste una norma giuridica del nostro ordinamento che dice che i liberi professionisti iscritti ad albi debbono versare alla gestione separata. E quindi si possono fare mille interpretazioni, mille costruzioni, ma non esiste una norma in questa direzione. Per cui se non c'è una norma, e la materia della previdenza è di esclusiva competenza statale, legislativa, non è possibile che lo possa stabilire una sentenza della Cassazione. E quindi si viola il principio di tipicità, perché ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in virtù di una norma che espressamente la preveda. Per cui questa sembra ecco quindi la necessità, l'urgenza di un intervento normativo. Solo il legislatore può intervenire in questa materia, solo il legislatore che ha già detto tutti i liberi professionisti vanno alle casse private deve intervenire per dire non ci debbono andare più, cioè non può essere certamente una sentenza di Cassazione. Se è chiaramente, e questo chiaramente ha anche un'incidenza sul principio di libertà economica, di iniziativa economica, perché il privato che ha iniziato la professione pensando di dover versare alla propria cassa si ritrova nel corso degli anni a dover, dopo 5 anni che ha svolto quell'attività, a dover pagare cifre ingentissime ad una cassa, terza cassa, che non conosce e con la quale non ha nessun rapporto. E chiaramente se la questione di legittimità costituzionale verrà accolta, come noi ci auspichiamo, è chiaro che IMSS perderà quella che oggi ritiene essere il fondamento giuridico del suo operato, del suo potere, del suo che continua imperterrito a esercitare. E noi chiaramente ci troveremo che là ci sarà una sorta di libera reviviscenza di un quadro normativo che a nostro avviso era già di per sé è chiaro sia da un punto di vista letterale sia come ratio legis, ma chiaramente vista la problematica creata, sì, l'intervento legislativo di integrativo, chiamiamolo così, questa integrazione dell'interpretazione autentica diventerà essenziale, perché la chiarificazione finale è sicuramente necessaria, perché sicuramente è un ambito nel quale facilmente si creano degli spazi a dei dubbi applicativi che, se poi vengono così supportati dalla giurisprudenza di Cassazione, è chiaro che si potrebbe ripetere sicuramente il problema. Quindi oggi diciamo, noi cercheremo di perorare la questione in Corte Costituzionale con ogni energia e in tutti i modi, sperando appunto che la Corte Costituzionale segua il percorso logico e argomentativo da noi sollevato, e quindi per poter poi dopo creare il vacuum legis, ma che andrà appunto colmato, a quel punto la PDL sarà un'esigenza, un'esigenza istituzionale, e quindi avremo fatto sicuramente un bel lavoro tra la base e la funzione legislativa. Se la Corte accettasse questa impostazione, è ovvio che la PDL 1823 sarebbe, come dire, una PDL in deficit, dovremmo ampliarla e ampliarla molto di più, certo, questa sarebbe una cosa. Però è arrivata Deborah Serracchiani, che è la prima firmataria ovviamente della proposta di legge, però consentimi Deborah, prima di passare la parola, consegnare la parola a te, abbiamo qui con noi delle testimonianze, diciamo, serie della dimensione sociale di ciò di cui stiamo parlando. Non vorrei che la questione fosse ridotta esclusivamente a una questione tecnica. Stiamo parlando in realtà di vite di persone che sono
state sconvolte per alcune misure, per gli importi, per la situazione, per la durata nel tempo di queste vicende connesse all'operazione Poseidone, alla riscossione coattiva di tutte queste risorse. Quindi, Chiara, io dedicherei un minuto per far capire la dimensione. Sì, prego, possiamo iniziare con Agostino Lertora, che è il vicepresidente dell'associazione Inaredis, il quale può. Dimmi, dammeli tu. Ecco, benissimo. Allora, io leggo così accorciamo i tempi. Pregiatissimi onorevole Serracchiani, Viscomi e gentilissimi tutti voi, mi presento, sono l'ingegnere Agostino Lertora, sono ingegnere civile, vice ligure, ovviamente si sente dalla voce, vice coordinatore nazionale del sindacato Inaredis, acronimo di ingegneri ed architetti liberi professionisti dipendenti. Sono qui per ricordare la grave problematica legale denominata da INPS Operazione Poseidone, che sta interessando da oltre 10 anni un gran numero di noi professionisti dipendenti, architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, eccetera. Porto innanzitutto i saluti del caro e stimato amico architetto Nicola Busin, coordinatore nazionale del nostro sindacato, che per motivi familiari non ha potuto partecipare a questo importante evento. Desidero poi, a nome di tutti noi e di coloro che sono qui a rappresentare, ringraziare sentitamente gli onorevoli Deborah Serracchiani ed Antonio Viscomi che si sono fatti promotori della proposta di legge numero 1823 mirata alla risoluzione della pesantissima vicenda che speriamo trovi conclusione a breve, liberando tutti noi malcapitati dal pesantissimo macigno che da oltre 10 anni grava sulle nostre teste. Faccio un inciso. Veramente è come avere un cancro, questa anzi peggio, perché tutti abbiamo ridotto il nostro lavoro professionale e siamo tutti mezzi rovinati. Colgo l'occasione anche per ringraziare la cara e stimatissima avvocato Chiara Mestichelli con lo stimatissimo avvocato Roberto Santoboni, che si è adoperata da sempre per trovare insieme a noi del sindacato Inaredis la soluzione definitiva al nostro grande problema. Faccio ora un po' di storia. L'operazione Poseidone consiste in un'attività di accertamento da parte di INPS, gestione separata, di supposti crediti relativi a soggetti già iscritti presso la propria cassa privata, quali i liberi professionisti, cui versano solamente alcune tipologie di contribuzione per scelta ordinistica autonoma della cassa. Detta attività, iniziata da INPS a partire dal 2010, è nata per contestare la supposta mancata contribuzione alla gestione separata da parte di soggetti che hanno dichiarato redditi provenienti da arti e professioni, verificando. Oh no, se volete, cioè io concludo, questa operazione ha fatto un gran male. E voglio dedicare questa nostra conferenza stampa a coloro che sono morti, a coloro che hanno lasciato il lavoro, a coloro che hanno smesso di lavorare, a coloro che non hanno messo al mondo figli proprio perché sentendosi sulla testa questo pesante macigno. Noi abbiamo lottato in tutti i modi, abbiamo lottato per entrare da subito in Enalcassa e mai siamo riusciti a farlo. E adesso io sono pensionato e sono entrato in Arcasse e in Arcasse mi crea dei problemi anche e finisco quindi che noi aspettiamo che la cosa venga risolta perché proprio come ha sempre detto il nostro coordinatore nazionale è veramente una lotta di civiltà. Ringrazio, ripeto, l'onorevole Serracchiani che stimo da morire, così l'onorevole Viscomi e così anche Romina Mura con la quale ho avuto un ottimo rapporto. Ho finito. Grazie. Sì, no, abbiamo finito in realtà. Io volevo semplicemente leggervi, se mi consentite, una frase che è una delle tante email che ho ricevuto su questa questione, che ho ricevuto Deborah. La domanda che mi fanno: c'è speranza di vedere risolta questa annosa questione che sta logorando me e tantissimi professionisti che come me pensavano di essere semplicemente cittadini operosi ed onesti?
sono un docente che esercita una libera professione di ingegnere. Come vedete, insomma, questo è il tenore delle domande che riceviamo. Ridare la parola all'ingegner Ferro, che può darci qualche indicazione sui numeri sia dei soggetti interessati da questa vicenda, chiaramente in termini di massima, velocemente, così per dare maggior rilievo alla rilevanza sociale. Sarà sinteticissimo e brevissimo. Agostino, devi spegnere tu. Grazie, Salvatore. Sì, no, grazie a voi, cercherò di essere velocissimo. Nel 2015 i soggetti interessati, ingegneri, erano circa 25.000, per passare poi nel 2018 a circa 20.000 e ad oggi circa 25.000 nel 2018, oggi circa 20.000. Quindi, come potete notare, questa spada di Damocle ha fatto sì che molti si cancellassero, che molti hanno smesso di fare la professione. Ora, se voi tenete conto che siamo in un particolare momento in cui le professioni tecniche sono fortemente richieste per proprio ripartire, no? Invece si viene a determinare questa situazione che scoraggia proprio per l'incertezza che vige sotto il profilo normativo. Ora io poi voglio anche e sinceramente ringraziarvi per aver acceso il faro su questa questione. Le innumerevoli sentenze di merito che ci hanno dato ragione e la vostra lungimiranza nel fare questa norma di interpretazione autentica, unita sostanzialmente alla recente ordinanza che pone la questione di legittimità, spero e auspico possa portare in fretta in aula il progetto di legge per finalmente vedere finito questo calvario che ci portiamo addosso da diversi anni. Grazie. Grazie a voi. Mi scuso per il ritardo, ma ero in contemporanea ad un convegno. Beh, intanto ringraziare voi perché questo disegno di legge nasce proprio sulla base della spinta fortissima che abbiamo avuto dalla determinazione con cui avete chiesto l'attenzione, giustamente e legittimamente, del Parlamento e quindi è in buona parte il frutto della vostra determinazione e del vostro lavoro. Noi abbiamo accompagnato questa esigenza perché ne siamo particolarmente convinti, in particolare il collega Viscomi che se ne sta occupando veramente da tempo e anche ci sta mettendo molto cuore nelle iniziative che stiamo portando avanti. Noi abbiamo, come sapete, depositato già da diverso tempo il disegno di legge, siamo riusciti con anche devo dire l'attenzione che ha suscitato e l'appoggio che ha suscitato anche negli altri gruppi politici di maggioranza e di opposizione ad avere una procedura accelerata all'interno della Commissione e come gruppo del Partito Democratico lo abbiamo indicato in quota tra le calendarizzazioni da mettere all'attenzione dell'Aula. In questo momento la nostra fatica, e certamente ci aiutano, lo ricordava l'avvocato Mestichelli, che ringrazio perché con noi ha sempre seguito attivamente questa iniziativa e poi sono tante le persone che fin dall'inizio ci hanno in qualche modo indotto ad occuparcene. In questo momento questa iniziativa legislativa che è al calendario dell'Aula è però ferma perché non riusciamo a trovare ancora una condivisione con il MEF sugli aspetti finanziari di questa proposta di legge, perché la proposta di legge ovviamente una volta approvata ha dei riflessi finanziari nel bilancio dello Stato, pertanto dobbiamo trovare un punto di equilibrio, di caduta che ci permetta di poter approvare la proposta di legge quanto prima. Sono in corso, lo ricordava il professor Viscomi, delle interlocuzioni con il MEF. Quello che però oggi noi vorremmo sottolineare con particolare forza è intanto che si tratta di tante persone, che si tratta di tanti lavoratori onesti che sono in difficoltà in questo momento, anche giovani che si affacciano alla professione e che oggettivamente non sono messi in condizione di poterla svolgere
pienamente. E proprio in questo momento storico noi riteniamo di dover fare la nostra parte. Ci aiuta e ci ha aiutato l'ordinanza di Catania prima, questa di Rieti che è molto più pregnante, sulla quale diciamo così puntiamo molto, ma siamo anche consapevoli che il legislatore debba fare la propria parte e che questa proposta di legge possa essere molto utile anche addirittura rispetto all'iniziativa davanti alla Corte Costituzionale che il Tribunale ha ritenuto di sollevare. Per cui, per quanto ci riguarda, noi continueremo a spingere e continueremo a farlo con determinazione. Abbiamo bisogno ancora del supporto di tutti voi e riteniamo e speriamo di riuscire a convincere il Ministero dell'Economia della bontà dell'iniziativa legislativa, cosa che insomma stiamo facendo come gruppo del Partito Democratico in modo molto molto forte ed efficace. Fatemi ringraziare, lo avete già fatto anche voi, lo faccio anch'io, la Presidente Mura, perché si è presa a cuore questa iniziativa e perché insomma credo che senza il supporto di tutta la Commissione Lavoro non saremmo arrivati così velocemente a questa conferenza stampa di oggi. Quindi grazie e noi cercheremo veramente di portare a compimento l'opera. Onorevole, potrei dire una cosa? Ho parlato prima con l'onorevole Viscomi, noi come sindacato vorremmo organizzare una conferenza con tutti gli altri politici che si sono dimostrati a parole amici e quindi a breve organizzeremo questo. Romina Mura, una grande persona.